Amici di Mestrino TV Web, siamo qui in compagnia del nostro carissimo Marco Brugnerotto stasera per sostenere il gruppo di Rubano al ballottaggio domenica. Un messaggio per gli indecisi anche da parte tua? Sì, per sostenere qui la lista di Renato, di ragazzi, come ho detto prima, ho visto partecipazione, è stata una cosa molto buona e la differenza tra un ballottaggio dove si presenta il 5 stelle e dove non si presenta è che con gli altri solitamente si sceglie di andare o a destra o a sinistra. Con il Movimento 5 Stelle, se è al ballottaggio, si decide semplicemente se andare avanti o indietro. Io credo che i cittadini di Rubano siano consapevoli e saggi. Ce lo auguriamo anche noi. Marco, una cosa che non passa in televisione, stasera abbiamo anche Roberto Fico qui ai nostri microfoni, il fatto che io attivista parlo con te, parla portavoce, perdon, alla Camera dei Deputati, questa facilità di comunicazione, io non li ho visti gli altri in giro qui a Padova e provincia. Questo dipende da che cosa? Dal fatto che tu come ti senti? Più cittadino o più parlamentare? Più cittadino, dico sempre che attivisti eravamo e attivisti torneremo. Ricordo i due mandati, uno per me è più che sufficiente. E niente, siamo qui, non c'è filtro, non c'è scorta, non ci sono auto blu, siamo cittadini tra i cittadini. No, ti correggo, c'era fino a qualche minuto fa una volante dei carabinieri. Sì, ma era qui per controllare Flavio Pinton, che è un personaggio pericolosissimo. Ho capito. Marco, ti ringrazio e buon lavoro a Roma, che lì ne avete tanto da fare. Grazie infinite, ciao.